Si è inaugurata lunedì pomeriggio la mostra itinerante di pittura realizzata dagli operatori del CSM di Putignano assieme ad utenti caregivers intitolata Spazi di bellezza, spazi di recovery, che rimarrà visitabile fino al 22 settembre prossimo all'interno di Casa Alberobello in Largo Martellotta. La collettiva, come abbiamo detto, è itinerante e in ogni comune in cui ha sostato ha svolto dei focus su un tema specifico. In quel di Alberobello, da un idea dell'assessora ai servizi sociali Valentina Liuzzi, ci si è soffermati sullo stigma provato dalla popolazione nei confronti di tutte le malattie mentali. Prosegue dunque l'attività dell'assessorato locale nel solco di quelli che sono gli obiettivi di governo prefissati e che mirano, con una serie di attività, ad attuare quel fil rouge incentrato sulla formazione e creazione degli strumenti più adeguati da predisporre ai cittadini per consentire loro di affrontare le difficoltà e i disagi avvertiti durante l'assistenza di soggetti con disabilità. Detti limiti non sono una realtà esclusiva del territorio meridionale, ma coinvolgono l'intera società a livello nazionale. La lotta contro lo stigma sulla malattia mentale, sul disturbo mentale, naturalmente è un tema sociale che ci riguarda. E in un paese come Alberobello, in una cittadina così piccola in cui ci si conosce tutti, in particolare è difficile parlare di sé, delle proprie difficoltà, ma ognuno di noi nella vita attraversa difficoltà che possono avere a che fare con il disturbo mentale. Io credo che sia questa un'occasione per trasmettere bellezza. Ho qui accanto una delle opere, Il pesce fuor d'acqua si chiama. Credo che sia molto simbolico, molto evocativo della sensazione che possiamo provare nei momenti in cui ci sentiamo appunto come pesci fuor d'acqua nelle nostre vite. La mostra è stata patrocinata dal Comune di Alberobello ed organizzata in collaborazione col Centro Salute Mentale Area 7 e dall'ASL di Bari. Sì, questa è un'iniziativa che è nata in un incontro di equip nel nostro CSM. Noi nel corso di quest'anno abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione per rendere il servizio più gradevole e anche più rispettoso della dignità delle persone che lo frequentano, che siano i pazienti, che siano i loro familiari, che siano gli stessi operatori della salute mentale. E quindi abbiamo ridipinto le pareti, abbiamo detto che bello, ora il nostro servizio è tutto pulito, però manca qualche cosa, manca un contributo di bellezza che vorremmo non produrre noi magari comprando delle stampe, ma chiedendo a chi viene di lasciare un segno della sua, del suo passaggio, del suo attraversamento di questo servizio, in modo che questa possa essere una casa condivisa. Da qui l'idea della mostra, poi da portare nei diversi comuni che afferiscono al nostro territorio, perché volevamo proprio dare il senso della territorialità allargata.